intanto complimenti a Andrea e a Tonino, a Don Epimenio e a tutto il cast, a tutte le persone che hanno collaborato, perché io la prima volta è la 119esima volta che la vedo. Sono arrivato quasi a 120, manca uno ai 120. E mi sono emozionato e mi emoziono ogni volta che lo vedo, perché il racconto è stato non interpretato bene di più. Certamente noi non è che conoscevamo bene la storia la conosciamo perché c'è stato un ricercatore, il professor Costantino Felice, che nel centenario scrisse il libro dei 100 anni, e poi anche dai racconti della famiglia di Don Epimenio Giannico, che saluto, che vedo che è qui presente, e soprattutto dal signor Giulio Giannico, che oggi non c'è più, però era un pronipote che ci ha raccontato alcune cose, che, ecco, per esempio il fatto che lui era stato in congresso eucaristico lì in Veneto, e che quindi, tornando con la carrozza, perché adesso ci sono delle immagini un po' scontate che noi conosciamo, ma la carrozza sta a significare che Don Epimenio tornava dal Veneto proprio perché era stato in un congresso eucaristico, e nel Veneto 140 anni fa la prima cassa rurale alloreggia. E quindi prima le notizie non viaggiavano tramite internet, Facebook, i social, ma viaggiavano appunto con le persone che viaggiavano, quindi con i mercanti, con i sacerdoti. E Don Epimenio portò questa innovazione, tornò quindi ad Atessa, e come avete visto è stato rappresentato veramente molto bene, perché lui dopo notti insonni pensava, alla fine quando esce da San Leucio, perché voi avete riconosciuto il portale di San Leucio, era deciso, aveva l'elenco dei nomi delle persone e quindi da coinvolgere, e quindi ha fatto questo incontro con le persone della città di Atessa, cercando di convincerle. Ma come avete potuto vedere, avete fatto un bellissimo lavoro, in questo corto vengono fuori delle parole, ma anche dei valori. Il primo è il coraggio. Il coraggio, perché comunque le persone, se voi, anche noi spesso diciamo, ma noi come possiamo competere con le altre banche, oppure con saremo delle persone incomprese, e invece lui cerca di convincerle, perché e batte molto su un altro tema, sulla fiducia. La fiducia, poi parla della mutualità, quindi dell'aiuto reciproco, fino a quando poi dice che convince tutti quando lui parla di che la cassa rurale, la nostra cassa rurale, era intitolata San Francesco d'Assisi, perché appunto Don Epimenio era molto devoto e quindi illuminato, si ispirava a questa figura, e appunto si chiamava cassa rurale San Francesco d'Assisi. Nel filmato lui parla di San Francesco d'Assisi, ma uno delle persone che aveva coinvolto gli dice: ma San Francesco aveva fatto una scelta di povertà. E invece lui dice: no, Francesco ha fatto una scelta di libertà. Perché quella parola ha convinto un po' tutti, perché la libertà di un uomo è quando c'è la dignità, quindi quando lavora, quando è economicamente indipendente, allora ha questa dignità. E quindi questi sono tutti i valori del credito cooperativo, che dal 1903 vengono portati avanti e che comunque ancora oggi noi cerchiamo di tenere, ancora salde questi valori. Grazie al direttore generale Fabrizio Di Marco. Passiamo la parola al presidente. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, porto pure i saluti dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, di tutti i collaboratori della banca. Il cortometraggio è un regalo del ricordo di Don Epimenio, che attraverso il cortometraggio è fruibile per tutti, perché al compimento di 100 anni l'allora presidente commissionò un testo di storia che scrisse il professor Felice Costantini, e avevo in mente di fare qualche cosa che potesse così essere goduto anche da persone che non sono amanti della lettura e di altro, per cui quest'idea del cortometraggio. Questo messaggio di Don Epimenio, questo modo di fare banca, questo modo di affrontare i problemi, è stato quello che
il filo conduttore per tutti questi 120 anni, quindi io ringrazio tutti quelli che prima di noi sono stati collaboratori e amministratori della banca e siamo arrivati al compimento del 120° anno. Però soprattutto io volevo ringraziare tutti quelli che quotidianamente ci rinnovano la fiducia affidandoci i loro risparmi, perché senza quello non staremo qui a parlare. Quindi grazie di nuovo, grazie per la partecipazione, grazie perché ci accordate quotidianamente questa fiducia e l'augurio è che si possa continuare con lo stesso spirito con cui Don Epimenio ha iniziato questa bellissima e importante avventura nel comune di Atessa. Grazie ovviamente a voi per la realizzazione di questo cortometraggio che credo rimarrà nella storia indelebile. Grazie.